quello rosso. No, verifica. Andiamo? Andiamo. Andiamo, vadino. Ah, prima di tutto, cari amici, sempre questo. Per avere la soluzione devi sempre baciare il cordone e possibilmente anche baciare questi piedi zozzi di fratacchione, capito? Mal lavati possibilmente. Andiamo. Vai tu? Vai tu. Vado io. Allora, oggi 10 gennaio, un altro po' i carabinieri ci fanno il tappeto rosso. E ci invitano a pranzo. E ci invitano a pranzo. Perché oramai in questa settimana siamo andati 3 volte a depositare 3 diverse denunce su 3 argomenti diversi, ma questo è il capostipite di un filone che seguiterà per parecchio tempo, perché qui abbiamo, diciamo, preso di mira un argomento molto molto sensibile in tutti le varie accezioni che si vogliono prendere del termine sensibile. Di che parliamo? Parliamo della querela contro i professionisti della Questua online tramite lo sfruttamento dell'immagine dei minori ammalati e sofferenti. In questi giorni, io in particolare l'ho visto e ho registrato il fatto in 2 successive diciamo, trasmissioni nel corso di una mezz'ora di tempo su Rai 5, di 2 servizi veramente strappalacrime, infamemente strappalacrime, in cui si vedono dei bambini. Io direi pretescamente strappalacrime. In cui si vedono dei bambini africani negri che sono moribondi a causa della fame, a causa delle malattie, con tutte le varie loro manifestazioni anche proprio fisiche e visive, no? Cioè non hanno decoro e diciamo rispetto per nessuna delle sofferenze e delle vergogne che ne derivano, no? Della sensibilità da parte di queste persone che sono affette di questa malattia. Allora, il fatto è questo. Nello specifico mi è capitato di osservare bene il contenuto il giorno 8 gennaio sul canale televisivo Rai 5 alle ore 15 alle ore 15:30, circa 2 spot pubblicitari concomitanti di interessi, interessi, tra loro, per essere precisi, si tratta di Save the Children e Sight Saver, e cioè salva i bambini e salvatori della vista, che appunto, essendo pubblicità, invitano con campagne massicce a tambur battente a donare entrambe, ma con moderazione, solo 9 euro al mese vita natural durante. Non solo, i preti chiedono di più, ricordiamoci bene. Non solo sono state omesse e disattese tutte le infinite raccomandazioni e direttive ed articoli di legge, ma al contrario è evidente la pesante, volgare, impudica, intenzionale e determinata azione di inganno o comunque strumentale mistificazione di fatti seppur reali, al fine dello sfruttamento della compassione e della pietà, in particolare, ma non solo, dei minori posti cinicamente di fronte ad immagini estremamente violente e crude e proposte alla vista di altri minori esposti senza ritegno in immagini ritraenti questi ultimi in condizioni di estremo disagio, come quelle spiattellate senza alcun pudore e senso di pubblica decenza da questi professionisti della Questua. Allora, tutto questo modo di agire di questi vari responsabili sulla scena è una violazione di una marea di legge, e voglio citare chi sono questi infami che oltraggiano la legge, il pudore e la pubblica sensibilità. Allora, tutti i componenti del Consiglio dell'Autorità Garante delle Comunicazioni ACCO, tutti i componenti del CORICOM Lazio, il Ministro delle Comunicazioni, il Direttore Generale del Ministero delle Comunicazioni, i Consiglieri e Direttori Generali della Corte dei Conti, tutti i dirigenti della società televisiva emittenti di messaggi oggetto della denuncia, il Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, tutti i responsabili degli organi di controllo delle trasmissioni televisive ed eventuali secondo gli altri, ma a cui da non scordarci chi ha commesso la prima fase del reato, e cioè la messa in onda di questi infami video, e cioè Save the Children, organizzazione italiana
Loose e Save the Children International, ovviamente, e Side Saver, appunto italiana e anche internazionale. Allora, le direttive che hanno oltraggiato e eluso sono la 89552, cioè del 3 ottobre dell'89, in cui ci sono tutta una serie di elementi che non so a dire perché sennò sarebbe troppo lungo, ma ve li faccio solo vedere e poi eventualmente chi vuole se li va a scaricare dal sito in cui noi depositiamo on cloud tutte le documentazioni che sono a disposizione di tutte per farci esattamente quello che facciamo noi, cioè per deporle, depositarle alla Procura della Repubblica o per utilizzarle per pubblicizzare, per comunicazione, per divulgare l'informazione o quant'altro. Allora, qui ci sono una serie di articoli che insomma non leggo tutti, ma c'è l'articolo 12 del capitolo 4 che per esempio dice la pubblicità televisiva non deve vilipendere la dignità umana, no? Tanto per dirtene una, o indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza anche mentale e morale. E poi la disciplina, il testo unico della radiotelevisione, il decreto legislativo del numero 177 del 31 luglio 2005 che dice all'articolo 4,1 periodo B, le trasmissioni di programmi che rispettano i diritti fondamentali della persona possono nuocere, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. E poi C, la diffusione di trasmissioni televisive di televendite leali ed oneste che rispettino, televendite intesa quindi anche promozione di donazione, una vendita anche quella. Per questi che televendono le immagini di bambini poveracci che è una spudorata vendita, non ce lo scordiamo mai. È molto probabile che non faranno avere nulla. Molto, molto probabile, perché dopo diciamo una serie di cose. Allora, sempre che rispettino quindi la dignità della persona e quindi poi ancora non inducano comportamenti pregiudizievoli per la salute anche morale e psicologica e la sicurezza dell'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale e fisico ai minorenni, eccetera, eccetera. E poi, titolo ancora andando avanti, dunque, la tutela dei minori, comma 4 della legge che abbiamo citato prima del testo unico, fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, non sto a citarli tutti ma ve li potete leggere, e comunque il comma 4 dell'articolo 34, perché è un testo unico e c'ha moltissimi articoli, dice i soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito dal codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. E guarda caso quelle trasmissioni di quelle pubblicità io le ho viste dalle 3 alle 3 e mezza, cioè perfettamente comprese in questo intervallo di orario. E poi potremmo ancora citare, tanto per dirne un'altra, la direttiva 265 del 2007 della Comunità Europea e del Parlamento Europeo, del Consiglio del Parlamento Europeo del 11 dicembre del 2007, che l'articolo 8 dice deve tutelare determinati interessi pubblici e far cui la diversità culturale, il diritto di informazione e il pluralismo dei media, ma la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l'alfabetizzazione mediatica del pubblico e mandare e spargere impunemente quella merda mediatica che è quella specie di proselitismo, ricerca di proselitismo dei donatori da parte di questi infami che hanno in mano questi strumenti cosiddetti onlus, che poi andremo a vedere chi sono questi signori, continuano invece a fare esattamente il contrario di quanto previsto dalle leggi. Ad esempio l'articolo 44 sempre della direttiva 265/2007 dice la presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l'industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti, è dunque necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali,
audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana, eccetera, eccetera. Cioè, questo per dire che in una marea di leggi, anche dell'ultimo periodo, si sono resi conto della perniciosità della situazione, dello strumento che può arrecare un danno, diciamo, mortale alla personalità di questi ragazzi che stanno crescendo ora. E quindi, per esempio, l'articolo 3 sexies, non sto a citare tutto quanto, gli stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni, eccetera, eccetera, non pregiudichino il rispetto della dignità umana, non incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza, e soprattutto le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico e morale ai minori, non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza e credulità. E questo è uno di quegli diciamo, esempi plateali di manomissione e circuizione di incapace o comunque di persona debole e inesperta. E questi sono strumenti infami. E poi ancora, di nuovo l'articolo 3 nonies, gli stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori siano messi a disposizione di pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente dai servizi di media audiovisivi a richiesta. Cioè questo, c'è tutta una serie di tutele, tutte disattese, e questi signori, non ci scordiamo che hanno fatto della mendicità e della donazione un business, tant'è che questi signori qua, e questo sarà oggetto di una delle prossime denunce che faremo, sono tutti componenti per la maggior parte della grande finanza multinazionale, della grande finanza bancaria, monetaria, finanziaria. Falsari fino in fondo. Fino in fondo. Falsari come i preti, esattamente come i preti. E quindi tutta una serie di violazioni di legge, fra cui l'articolo 22 della legge sulla privacy, la 675 e 96 e tutte le successive, che dice: i dati idonei a rivelare origine razziale e etnica, convinzioni religiose, filosofiche di un altro genere politico, accesso all'adesione ai partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni di carattere religioso, filosofico, sindacale, nonché salutistici, salvifici e quant'altro, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante, ma mai per pubblicizzare un tentativo di raggiro della pubblica opinione. Fra l'altro, questi figli di gran puttana prendono pure i finanziamenti pubblici, perché vengono fatti questi passaggi pubblicitari, vengono fatti a spese del cittadino, attraverso la sponsorizzazione del governo e della comunità europea. Siamo a questi livelli, cioè tutti quanti contribuiamo a che questa pubblicità del cazzo, pro donazione vita eternam tuam, diventi a carico di tutti. È una cosa veramente oscena sotto qualunque profilo, vedendola da qualunque lato una la voglia di vedere. Questo è uno dei lati. Nei prossimi giorni metteremo insieme tutta una serie di denunce che riguardano tutto il codice penale, il codice civile, il codice amministrativo, cioè il codice militare di pace addirittura, c'è di tutto, una porcheria assoluta, una infamità assoluta. Coperta ad alto livello, perché ovviamente sono tutti amici, parenti, conoscenti, cognati, cugini, eccetera. In questa storia c'entra il ministro del governo Letta, del ministro del lavoro, per esempio. Insomma, l'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica privata è libera, e quindi anche la richiesta dei questua commerciale, no? Perché è mandata online in continuazione, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo tale da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. È sempre la dignità umana che qui viene stravolta, e dei bambini strumentalizzata e stravolta, demotivata, assolutamente compromessa nei concetti, nelle finalità e quant'altro. Insomma,
e soprattutto da una parte a tutti gli organi di controllo delle telecomunicazioni hanno illuso la loro sorveglianza e disatteso il dettato delle leggi, e dall'altra tutte le concessionarie radiotelevisive, qui in particolare Rai 5, a loro volta hanno completamente ignorato il dettato degli accordi europei, delle direttive europee, delle leggi e dei regolamenti attuativi nazionali e quant'altro hanno in merito alla difesa della morale e della dignità umana. Insomma, fare la pubblicità della Questua, seppure televisiva, neurolinguisticamente programmata e scientificamente strutturata, sfruttando i sentimenti di compassione e pietà innati in tutti i cittadini, soprattutto i cittadini di minore età, è vietato da una serie di leggi, norme, direttive, e nessuno si è esentato da rispettarle, neppure le onlus internazionali con sede all'estero, di cui non è dato conoscere la vera essenza e la vera finalità, ma posta pure la veridicità delle loro presentazioni e della loro azione. Comunque, onlus o non onlus, nazionale o internazionale, benefattrici per davvero o non benefattrici sul territorio dello Stato nazionale, fino a prova contraria e fino a che esista lo Stato italiano e la Costituzione italiana vige, tutti sono succubi ad essa dell'articolo 25, in particolare della legge in generale. Quindi, cari signori, andate a fare in culo. Fai vedere chi sono i promotori, per favore, perché le persone... Allora, questi sono i promotori. Sapere gli... chi è che organizza queste messe. Allora, gli altri, eccoli qua. Qui abbiamo gli autori del misfatto. Allora, non è che abbiamo quattro gatti che siano dei delinquenti mafiosi, no? Che sì, dalla... no, i soldi dove li rimediavano per fare questa pubblicità? Guarda un po'. Allora, qui c'è. Ed saranno oggetto di una delle prossime denunce. Il signor Sir Alan Parker. Poi c'è un certo Mark Esiri. Fagliona. McBain. Richard Winter. Robert Angley. Adele Anderson. Diane Carney. David Schrader. Vabbè, quando hai detto così non hai detto niente. David, no, non David. Chi sono questi? E poi ve l'andate a leggere. Gareth Davis. E poi aspetta che andiamo avanti. Jamie Cooper Horn. Kevin Watson. Naomi Eisenstadt. Ma guarda che cognome. Che nome. Tamara Ingram Obe. Sebastian James. Sophie McCarnick. E poi altri che non so a dire qua, meno importanti. Altri invece, andiamo a vedere sul lato italiano chi c'è, vediamo un po' se riconosce. Questi sicuramente qualcuno viene riconosciuto. Allora c'è un certo signor Claudio Tesauro, che è il presidente. Poi c'è la signora Alessandra Cordero di Montezemolo, Vittorio Meloni, Isabella Saragnoli, Vito Varvaro, Carlo Gilardi, Barkland Lattari, Silvia Stefanoni, Valerio Neri, e poi diciamo pure chi sono, e poi Massimo Capuano, e poi Maria Bianca Farina, ecco, l'elenco là sotto, poi Maria Patrizia Grieco, e poi qui c'è l'elenco completo. Questi signori non è che sono dei pervenu chissà come, chissà quando arrivati e di chissà quale origine, no? E questi signori, toltosi il saio, si sono dati a fare della beneficenza in altro modo. Allora, prendiamone uno a caso. Allora, prendiamo per esempio il signor Massimo Capuano. Massimo Capuano è presidente della IW Bank S.P.A., banca del gruppo UBI, e poi è stato amministratore delegato di Centrobanca, la Corporate Investment Bank del gruppo UBI, fino al 2011, è stato amministratore delegato della Borsa Italiana S.P.A., e poi membro della Board of Directors del London Stock Exchange Group come vice amministratore delegato. Ma loro questi qui. E poi vicepresidente di Monte Titoli S.P.A. Monte Titoli S.P.A. Avrebbero tanti soldi da dare, eccetera, non quello che vuole, invece li chiedono a noi, capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, il taglio del personaggio medio l'avete capito. Allora, questi signori qui saranno oggetto di una delle nostre prossime denunce a breve, quando avremo acquisito altro materiale su di loro. Ciao a tutti.